Gamers, io sono Maricella e oggi siamo tornati in Shadow of the Tomb Raider. Ho fatto un po' di missioncine per Lara, un missioncine secondaria che avevo lasciato in sospeso. E niente, adesso siamo pronti ad andare. Siamo in questa bellissima cittadina di San Juan e qui probabilmente troveremo le risposte, o forse no, vediamo. Andiamo, andiamo, dovrebbe essere qui il nostro punto focale. Espere. Usted es la tal Lara Croft? Allora, la reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Sto seguendo un enigma. Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Dovrei cominciare dalla biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Certamente, grazie. Ok, perfetto. Ah, qui c'è anche un'altra missione secondaria, ma d'altronde. Allora, dobbiamo andare verso la biblioteca, che era per di là. Missione secondaria lasciamo perdere per adesso, tanto ne ho fatte tante altre, va bene così. Questo che dice? Io non sento nulla. Esatto. Va bene, grazie. Allora, ah, qui c'è una mappa del tesoro. Prendiamo, prendo un po' di robetta, ragazzi, e poi andiamo. Ok, abbiamo un po' di robe. Qui c'è un fuocherello, magari lo accendiamo, così abbiamo un punto in più di ritrovo. Mi sono girata anche un po' la zona e c'erano dei punti abbastanza interessanti, abbastanza carini. Quindi non so, adesso andiamo verso la biblioteca. Eccolo lì, Giona. Di una cripta vicino alla biblioteca. Ci vediamo lì. Qui c'è un bambino. Salve. Ho parlato anche un po' con la gente del posto, ma vabbè. Andiamo, andiamo, andiamo. Giona, eccolo. Eccolo, salve Giona. Quindi c'è una cripta qui nei dintorni. Una cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un opuscolo. Sette passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile. Perfetto. Allora, qui c'è la biblioteca. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Forse avremo qualche informazione, sembra finalmente. Un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? Ok, sì, allora. Qualcosa. Ci siamo quasi. Cerchiamo in giro altre tracce di Lopez. Qui vedo che c'è questo muro da distruggere. Molto bene. E sotto le sue ali troverai il rifugio. Sotto le sue ali. Dobbiamo trovare indizi, appunto, cristiani in questo caso. Anche là c'è un muro. Noi distruggiamo tutto, ragazzi. Distruggiamo tutto. Qui c'è una croce. Molto bene. Può vederla? Questa croce sembra provenire dal XVII secolo. L'avrà lasciata Lopez. Un airone e un'eclissi. Ok. Qui c'è un altro documento. 25 dicembre 1603. Sono 4 giorni che abbiamo lasciato la città. Abbiamo viaggiato in silenzio, in cerchio, guidati da una confusa mistura di dolore, sollievo e trionfo. Lopez e io siamo usciti dalla giungla e abbiamo raggiunto una radura sotto lo sguardo di numerose facce scolpite sul fianco della montagna. Lopez ha avuto
un attacco, come l'ha definito successivamente. Si è gettato a terra al cospetto di quelle facce, implorando perdono. Il più orrendo dei suoi peccati è stato, secondo lui, aver abbandonato Perez nelle mani di quei bizzarri guerrieri. Per tutto il viaggio hanno continuato ad avvicinarsi. Per quanto ci abbia provato, non sono riuscito a consolarlo. Così ho acceso un fuoco e ho aspettato, mentre lui snocciolava le sue colpe, chiedendo perdono a quelle silenti facce di pietra. Eh sì, perché il punto focale alla fine è Lopez, a quanto pare. Allora, questo l'abbiamo già visto. Andiamo su per le scale? Qui non c'è altro. Comunque, non ascoltiamo tutti i documenti, giusto questo paio. Non so se ce ne saranno... Sì, sicuramente ce ne saranno altri, ma non ascoltiamo tutto. Prendi. Non so se sia importante in realtà ascoltarli, ma... Magari io provo, vedo se sono interessanti. 1603. Lopez mi ha svegliato. Aveva già preparato una colazione spartana. Era nostro destino arrivare fin qui, ha detto, con voce fredda e determinata, in forte contrasto rispetto a ieri. Ho finito di mangiare mentre lui parlava di punizione divina, degli errori che aveva fatto e di come Dio ora gli avesse messo le mani sulle spalle e gli avesse mostrato la retta via. Diffonderemo la vera parola di Dio da quella piccola missione, ha detto, indicando una piccola costruzione di mattoni appena oltre le facce di pietra. Tracceremo il cammino del prescelto, poiché solo chi saprà percorrerlo meriterà questo scrigno. Ah, vedete, ha detto tracceremo il cammino del prescelto. E sicuramente è quello che sta facendo Lara, sta percorrendo, ripercorrendo i passi, diciamo, o il cammino che ha segnato comunque Lopez. Cerchiamo di non cadere giù, magari. E quindi, vabbè, è un bene ascoltare almeno qualcuna di queste cose, visto che penso che siamo, essendo molto avanti nel gioco, siamo quasi arrivati. Ok. C'è un altro muro qui, vediamo un attimo. Ah, lei cammina piano tra le tante cose. Non c'è nient'altro da queste parti. Do un'occhiata veloce. Spero di non perdermi documenti, cose. Ah, un po' di giada. No, un po' di oro era. Ah, ecco, c'è un documento. Una nota del diario. E poi c'è questo muro. Eh sì, e lei cammina piano e mi sa che ci siamo. C'è anche la musichetta di sottofondo. Oscurato, e la luna non splenderà più. Jonah, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai il rifugio. Che significa? L'airone e l'eclissi. Ma certo, cerca un airone e un'eclissi. Allora, l'airone e l'eclissi erano giù di sotto, perché li abbiamo visti un attimo fa. Quindi andiamo. Era qua. Spacchiamo tutto noi. Qui. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento è inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Sì, l'abbiamo vista prima. Quindi c'è. Intanto controllo se mi sono persa qualcosa. In qualche modo. Eccola qua.
La croce. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Ha funzionato. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. C'è un'iscrizione qui. Ambulate dum lucem abetis. Camminate finché avete luce. Ok, ragazzi, allora. La luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Sì, ma va bene. Io volevo giusto guardarmi attorno. Vabbè. Comunque sembra semplice per ora. Usiamo questo specchio. Tira. Oppala. Chissà dove andiamo. Dobbiamo ripercorrere i vari passi. Vorrei mai essere sepolto qui, con la testa dietro qualche croce. Sì, effettivamente. Non ha tutti i torti. Camminate finché avete luce, così che l'oscurità non vi sorprenda. Sembra un suggerimento. O una minaccia. Sembra la Vergine Maria. Terza stazione. Gesù incontra sua madre. Allora, aspettate un attimo. Devo... Ah, ok, parlare con lui. È andato. La luce indica la via. Che è successo a questa gente? Sembra che la luce abbia attivato qualcosa. Lara! Tutto bene? Meno male che era un po' arrugginito. Deve essere la quarta stazione. Già. Diamo un bene! Per usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Ok, molto... allora... Qui intanto sì, cosa c'è? Stia accettando la croce qui. Ok. Controlliamo un po' tutte le iscrizioni. È arrivato vicino, ma gli è andata male. Ok, dobbiamo puntare la luce là comunque. Tanto vediamo qui. No, niente. Qui stavamo rischiando malissimo. No dai, sembra semplice. No, aspettate, giro di là. Questa non era semplicemente una cripta. Ci siamo. Ok, la luce di qua. Oppala. Ce la farò. E speriamo che non muoia, ragazzi. Ullala. Quinta stazione. Gesù cade una seconda volta. Eh sì, quindi dovremmo essere verso finale. Guardate qua che inquietanti! Andiamo. Lara, è quello che credo io.
di nuovo la Via Crucis. Ma con le mummie? Non è blasfemo? Non è detto. Forse stavano rendendo il loro ultimo omaggio. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Wow. Avete visto? Oddio. Cadono giù. Questi sono in posa come monaci. Guardate. Oh wow. Aspettate, quindi dobbiamo... Sì, allineare. Dobbiamo scegliere uno di quelli. Però guardate qua. Mamma mia, che cosa inquietante. Ok. Allora, vediamo un po'. Dato al credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Credo si stia caricando la croce. Sta portando la croce. Io intanto non li ascolto. Allora, qui non c'è niente. Sì, lo so che devi usare la luce, cara. Allora, credo che... Lo stanno portando? No. Lo sollevano. Gli asciuga il volto, credo. Allora, credo che sia Gesù in croce qui, quindi lo sollevano. Non farti contagiare da Lopez. Ha già causato abbastanza danni. Allora, e poi è in croce. Quindi lo sollevano e poi è in croce, credo. Quindi. E devo prendere questo, ragazzi, e... sì. Portarlo verso la luce e direzionarlo lì in mezzo. Ora non so se è giusto, chiaramente, diciamo, l'ordine, però noi ci proviamo. L'ansietta. Proviamo subito. Sì, ok. Penso sia giusto. E quindi se lì lo sollevano, qui è in croce. Prendiamo questo e lo spostiamo qua. Ferma. Perfetto. E andiamo. No, di là, di là. E no, non credo che sia lì, credo che sia qua. O almeno spero. Perché secondo me qui rischiamo di morire male, però vabbè. E invece ce l'abbiamo fatta. Perché siamo belli. È successo qui. Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi... Bang. Zero testimoni. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Dici? Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paititi. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Thank you.
niente pareva, ragazzi. Andiamo. Ovviamente danni su danni. Via 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 via. Abbiamo fatto la via Crucis e adesso scappiamo. Giustamente ha preso lo scrigno ed è crollato tutto. Chiaro. Chiaro, chiaro, chiaro. Non male che resiste sott'acqua, perché sennò... Forza! Forza, forza! Vada, signorina, vada! Vada, vada, vada! Mannaggia, pure qui. Su! Ragazzi, ho la voce che se ne va, mannaggia! Vai, 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 vai! Su, 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 su! Sì, ma ci arriviamo, ci arriviamo! È tutto calcolato? Esatto, esatto! Perfetto! Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Amaru! Fermi. Devi liberarlo. Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu l'hai fatto uccidere. Tuo padre alla fine avrebbe reso nota Paititi. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato. Il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni. Non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà, secoli e secoli di indipendenza, migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta. Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. No. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Lara, scappa! Fermatelo! Molto bene, direi che prevedevo bene. Guai. Beh, almeno abbiamo le armi, che non è male. Ma probabilmente, forse lo stealth in questo caso ci sarà utile. Vediamo. Come al solito. Era Rourke, quello appena passato. Sì, dovremmo chiamarlo.
Col cavolo. Se cambia qualcosa negli ordini ce lo dirà lui. Aspettate, aspettate, devo riflettere. Che faccio, che faccio? Ed è tutto finito. Ok, vai, vai, vai. Ma come? Ma era in giallo! Dracchete! Potevo ucciderne due, ne ho uccisi due. Mannaggia! Aspettate, sì, sanguino, ma scusate, ma era in giallo, ma aspettate che sono nascosta, non so se... Forse dovevo infangarmi. Fermi, fermi! Lasciatemi controllare! Aspettate! Che pazienza! Purtroppo non ho avuto scelta, ragazzi! Dracchete! Ma non voglio l'archetto, voglio uccidere! Ok. Perfetto! Ok, siamo andati stealth, sì, proprio come volevo io, ragazzi, proprio uguale. Proprio stealthissimi, no? Ok, adesso controlliamo un attimo la zona perché voglio vedere se qualcosa di utile, ma non mi sembra. Dobbiamo andare per di là. E vediamo se posso fare anche delle frecce. Forse una mezza idea. Uso questa, allucinogene. E qui c'è qualcosa. Pareti, sì. Mi sa che devo cercare di infangarmi. Là ho visto del fango. Ok. Perché immagino che ci siano altri nemici. Quindi lei è ancora bassa e il fango ci torna utile. Così magari forse riusciamo a stare un po' più stealth. Lara Croft è stata avvistata nella chiesa. Trovateli. Vabbè, c'era altro fango qua però. Là dentro era il delirio. Oh mamma mia. Ma era Croft. C'era qualcosa di più importante di cui preoccupiamo ancora trovata. Oddio, questo stava per vederci. No, non ti avvicinare, che sei in rosso, lascia stare. C'è qualcosa. Però sei in giallo adesso. Dracchete. Eccoti qua. Perfetto. Cerchiamo di essere più stealth possibili. Molto importante che stiamo nel fango, cioè coperti di fango, secondo me. Cosa dobbiamo fare con questa croce? Forse dopo? Sì, mi sa di sì. Io cosa caspita salto? Ah, vedete che qua però. No, io pensavo. Ok, niente, siamo. Scusate. È che volevo provare. Ok. E ragazzi, al limite io vi taglio come al solito. E pensavo di essere un po' più stealth su quella croce. Zacchete! Figliuolo. Vieni. E poi qui c'è l'ultimo pirlino che mi viene a cercare. Ciao ragazzuolo. Eccolo qua. Che carneficina. Bene, bene, siamo a posto. Sono nel canneto, qui non mi vedono. Resta al riparo, sto arrivando. Ok, controlliamo se ci sono cose utili. No, ok. E da che parte andiamo? Tra l'altro di là, ok. Ma questa croce, in teoria, giusto per curiosità, a cosa serviva? Ah, ok, ad andare di là. E forse c'è qualcosa di utile. Non è vero niente. Forse era per stare stealth. Sì, probabilmente era per stare stealth. Però vabbè, noi non siamo stati proprio stealthissimi. Un po' mi hanno beccata, un po' no. Vabbè, ci sta, dai. Onesti, onesti, ragazzi, onesti. Allora, raccolgo un po' di piantine perché ho consumato qualcosina. E qui ho tutto. Sì, ok, dai, andiamo avanti. Sì. Sì, non c'è nient'altro, quindi bene o male possiamo andare. A tutte le unità nel canneto, priorità trovare Lara Croft. Sentite il comandante, andiamo a caccia. Croft, lo so che sei là fuori. Avrei dovuto ucciderti in Siberia, ma Dominguez non era d'accordo. Ho commesso un errore, ma ho intenzione di rimediare. Ora. Thank you.
Li uccidiamo tutti in modo stealthissimo, tipo Assassin's Creed. Vai. No, aspettate. Ma com'è possibile? Sai, c'è ancora del rum in alcuni barili. Accidenti, Jameson, pensa alla... Ecco, bravi, parlate del rum. Che va bene. E poi, ciaone. Aspettate che vado dietro. Ecco qua. Zanchete. Perfetto. Adesso aspettate che devo... questo. E zanchete anche a te. No, 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 caro. Non serve, non serve. Arrivo io da te. Eccoti qua. Mi hai vista, però io ti ho preceduto, vedi? Quanto è bello conoscere Lara Croft. Forse qui ci potevamo anche infangare, ma vabbè, insomma, dettagli. E da che parte bisogna andare? Di là. No, forse, sì, su per le scale, insomma, però volevo vedere se c'era qualcosa anche qui. Sì, ok, saliamo le scale. Non vedo niente. Cardinal 6, Croft avvistata. È alla distanza. Ah, sì? Quadra diaconi arrivata. Diaconi arrivati, comandante. Prendiamola. C'è pure quello col visore. Ma che ti serve il visore? Ma avete già visto ormai. Allora. Oh, mannaggia, ma veramente. Mi sa che devo andare a chiudere Tiberi adesso. Ah, mannaggia, c'era la bomba. Vabbè, ma noi... Ecco qua. Mi curo. Perfetto. Altri... Aspettate che quasi quasi ne approfitto per creare una bombettina simpatica e dolce. Ok. Giusto per, giusto per. Così ne muore qualcuno così, male. Perfetto, via. Perfetto. Ok. Dov'è? Oh, dove sei? Dove sei? Eccoti qua. Ti ho colpito la testa. Oh, Jonah. Arrivo, Jonah. Adesso dove andiamo a finire, tra l'altro? E possiamo di qua, però controllo un attimo qui. Qui c'è qualcosa? Sì. Raccogliamo munizioni perché ci servono. Ok. E lì c'è l'elicottero, ma dobbiamo passare di qua, perfetto. Qua c'è niente? No. Era una torcia. Scusate, ma io controllo il possibile. E via. Oppala. Ma cosa? Dammi lo scrigno. No. Stai bene. Sto bene, sto bene. Ok. Jonah! Oddio. Pronto. Ok. Ci sono, sto bene. Ma che ti è saltato in mente? Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Mayday, Mayday, Mayday. Molto bene, come al solito. Oh no, no, ma veramente. No, dai. Come all'inizio. Oh, mannaggia. Vai, 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 vai. Non ci posso credere.
Ma no, stiamo distruggendo San Juan. Cioè, non ho capito. Oddio, abbiamo distrutto un'altra città. Ok, aspettate che sto cadendo. Eh sì, per un pelo sì. Andiamo. Di qua, sì. Ma prevedo morti qui. Cioè, stiamo distruggendo un'altra cittadina. Non ci posso credere. Colpa nostra anche stavolta. Vai. Vai, vai. No, qui non posso fare molto. Forse sì. Ok. Ok, 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 ok. Lanci. No, che devo fare? Forse devo saltare. Vai. Sì, ma dai, ma siamo seri. Oh. Comunque, dove va Lara? Vanno i guai, eh. Oppala. Oppala la 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 la. Vai. Vai. Mannaggia. Aspettate, allora. Prima. Ok, vai. Con la Paola sporca. E vai. Oh, falla là. Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez, è della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Altezza. Lara. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Ucho. Se hai bisogno, chiama. Ok. Ok. Forse siamo veramente verso il finale, mi sa, ragazzi, perché ci ha detto preparati con calma. Quando dicono così, molto spesso manca poco. Punto di non ritorno. Dopo aver parlato con Ezli, sì, siamo nel finale. Quindi prossima puntata facciamo questo finale. Tra l'altro ho un paio di missioni secondarie lasciate in sospeso. Ma allora io nella città di San Juan non ci posso tornare. Non posso credere. San Juan c'è, quindi noi abbiamo distrutto invece questa parte qua. Missione di San Juan. Sì, esatto. Però in realtà
Io posso tornare qui e fare anche la missione secondaria. Poi ci sono le tombe che non ho ancora fatto di questo posto. Perfetto. Ok ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua. Nella prossima puntata vedremo il finale di questo Shadow of the Tomb Raider. Direi che fino adesso mi è piaciuto tanto e quindi sono curiosissima di vedere come va a finire. Quindi ci fermiamo, mettete like, commentate, iscrivetevi, viva via la voce e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!